Ciao a tutti e bentornati nel mio studio, io sono Stefano e oggi vi parlerò della Greg Bennett Avion 7. Prima di parlare della chitarra, di farvi ascoltare anche come la chitarra suona, viene a spendere due parole su Greg Bennett, su questa figura particolare che è appunto Greg Bennett. Non è il titolare della catena di supermercati particolarmente presente nel nord Italia. Si tratta invece di un famosissimo liutaio che in passato ha avuto modo di collaborare con alcuni dei più importanti marchi produttori di chitarre elettriche di bassi. A un certo punto della sua carriera ha avviato una collaborazione con il gruppo Samick, molto noto nella costruzione sempre di chitarre e bassi. Cosa ne è nato? Ne è nato una linea di strumenti particolarmente curata, quindi la linea di punta, oserei dire, del gruppo Samick, che ha avuto come risultato la creazione di strumenti ispirati a modelli ben più noti, ma con un tocco di personalità, quindi un rielaborare per innovare. Abbiamo avuto in passato delle Semistrato, delle Telecaster. Attualmente la linea di chitarre elettriche si limita alla Avion, quindi quella che vedete che abbiamo fatto ascoltare oggi, ad una semiacustica, alle chitarre jazz, quindi alle hollow, e a tutte le chitarre acustiche. Ma parliamo della Avion 7. L'Avion 7 è chiaramente una chitarra ispirata alla linea Les Paul, quindi una Les Paul Custom per esattezza. E come vedete il colore in questo caso è un gold top molto molto bello, anche devo dire, perché è un gold top diciamo piuttosto vistoso, perché non è un colore che non passa inosservato, ma al tempo stesso abbastanza discreto, quindi quasi una contraddizione della stessa cosa, però a me piace. Insomma, il body e il top sono interamente in mogano, lo stesso dicasi anche per il manico. La tastiera è in palissandro, tra l'altro lo stock attualmente presente nei magazzini General Sound è l'ultimo con la tastiera in palissandro, quindi le prossime che verranno prodotte insomma dal segmento Samick probabilmente monteranno altri legni, quindi la tastiera sta forse in Yatoba oppure in Ebano o altro. Il radius della tastiera è da 12, quindi un radius anche molto molto comodo, quindi pressoché piatta praticamente. Il manico è piuttosto sottile, vi faccio vedere la sezione, lo spessore, e quando si suona questa chitarra la sensazione è quella di avere una Les Paul con il manico di una Stratocaster. Una sensazione all'inizio molto molto strana, poi però si inizia a suonare seriamente, ci si rende conto invece che è un valore aggiunto, quindi dopo sentirete, mi direte la vostra. Per quanto riguarda l'hardware in questo caso è dorato, le meccaniche sono delle Grover, quindi nulla è stato lasciato al caso, tra l'altro molto molto precise, quindi io la chitarra l'ho ricevuta qualche giorno fa in scatolata e devo dire era già preso che settata, quindi ho dato giusto qualche giro sugli ottavi perché insomma era necessario, e il resto del viaggio insomma era il minimo. Chiaramente la cordatura ha tenuto benissimo, non c'è stato bisogno di stare a fare troppi giri di chiave tra una take e l'altra che ho dovuto registrare. E l'elettronica, abbiamo i due humbucker, sono dei Duncan Design, nella fattispecie un 101N, quindi l'equivalente di un 59 Seymour Duncan, e un 102B, ovvero l'equivalente di un Duncan JB. Come suonano? Suonano molto molto bene, il suono richiama parecchio il timbro Les Paul. Da adesso 59 e JB è anche diciamo una combinazione, se vogliamo, più usata assieme a The Jazz e JB, quindi diciamo si è buttato sul classico. Il selettore ha tre posizioni chiaramente, quindi pick up al ponte centrale, quindi due posizioni centrali, due pick up e manico. I pot sono quattro, quindi due per i volumi dei due pick up e i due per i toni dei pick up. Una cosa che mi piace tantissimo in questa chitarra è la cura dei particolari. Si tratta di una chitarra che costa al pubblico tra i 400 e i 500 euro, quindi non una cifra oggettivamente alla portata pressoché di tutti, ma che riserva delle soluzioni molto molto interessanti, quindi a parte la linea, perché a mio avviso è molto molto bella, quindi non va a copiare il design della Gibson, ma al tempo stesso lo rielabora in maniera piuttosto rispettosa di quello che è il concept originale. Altro particolare è la paletta, che da molti viene ritenuta brutta di Greg Bennett, in realtà in questo caso sarà forse per la colorazione dorata, sarà per i particolari del binding, non so, a me piace questa paletta, che devo dire, mi piace tanto. I tasti anche posizionati con una certa cura, quindi la chitarra per quello che costa, devo dire, è molto molto curata. Vi lascio adesso alla demo, quindi vi faccio un po' ascoltare come suona questa chitarra con una sonorità piuttosto nota ai più. Se avete delle domande vi invito a commentare al di sotto di questo video,
solitamente rispondiamo con una certa velocità. Approfitto anche per invitarvi ad iscrivervi al nostro canale YouTube e seguirci sulla pagina Facebook. Questo è quanto, appuntamento al prossimo video. Ciao! Yeah, we're running a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming off. I reach down between my legs and ease the seat back. She's like